Taupo, al centro dell'isola del nord della Nuova Zelanda, sulle rive del lago. Questa cittadina è molto importante perché ci sono molti sport estremi ed è molto turistica. Infatti si può partire per il trekking del Tongariro, si possono fare bagni nelle pozze termali vicine e si possono visitare anche le Uka Falls, delle bellissime cascate di acqua. C'è anche il fiume più lungo della Nuova Zelanda che poi sfocia vicino a Auckland. Questa città si chiama così perché deriva da uno dei capi Maori che passando di qua capì che il terreno sotto era cavo e di conseguenza chiamò questa terra la terra dei passi risonanti. Poi alla fine del 1800 iniziarono le spedizioni coloniali e venne colonizzata dagli inglesi che fecero i primi fortini alla fine dell'Ottocento. Però fu soltanto nel XX secolo che si espanse dal punto di vista turistico. Infatti dal piccolo villaggio di pescatori divenne una grande cittadina turistica molto importante per la Nuova Zelanda. Nuova attrazione, siamo di fronte alle Waikarei Thermal Spa. Praticamente è un centro termale dove ci sono delle piscine caldissime. La sorgente termale è la Waikarei, costa $18 della Nuova Zelanda l'ingresso e con la spa 25 la possibilità di fare tutto il giro, il percorso a piedi e vedere tutte le terme e fare anche il bagno in tutte le piscine. La sera si trasforma in uno spettacolo dove i Maori cucinano, fanno un po' di chiasso, fanno un po' di haka, costa $104 e nel 1886 c'è stata un'eruzione che ha distrutto tutto e sono state create anche un po' artificialmente. E bello, vediamo un po' com'è dentro adesso. Ha girato il vento e riusciamo a fare il video. A me sembra un po' troppo calda. Eccoci qua davanti alla sorgente geotermale Wairakei, utilizzata dai nuovi zelandesi, dai new zelandesi, per produrre elettricità e riscaldamento. È una centrale veramente grossa, prosegue anche alle nostre spalle. Eccoci qua alle Aratatia Rapids. Questa è la diga che contiene il lago e si formano delle rapide. Noi siamo qua, ci sono 3 punti di osservazione qua, dopo 5 minuti si arriva qua e dopo 10 è il punto più alto. Qua si produce energia elettrica. Quella che sentiamo? Quella che sentiamo è la seconda sirena. Ne abbiamo sentita una 3 minuti fa e ne sentiremo uno fra 3 minuti. Vuol dire che stanno aprendo la diga, perché la aprono alle 10, alle 12 e alle 2 del pomeriggio. E dal 1 ottobre al 31 marzo anche alle 4 del pomeriggio. Questa è la dam, è la diga. C'è tanta gente riunita per vedere quando aprono la diga. Questa è dall'altra parte prima che aprono la diga. Guardate che bello il laghetto, veramente bello. E là c'è tutta la gente che aspetta. Guardate quanta gente. Punto di osservazione più alto. Hanno aperto la diga, adesso sta arrivando. Eccola. È lì. Sta arrivando, sta arrivando. La potenza. Guardate come tutto si trasforma. Allora qua c'è il laghetto ancora bello tranquillo. Potenza.
Ve lo rifaccio vedere tra un attimo. Guardate com'è cambiato l'aspetto. Bello potente, eh? Gratuita vicino a Taupo. Queste sono cascate del fiume Waikato, che è il fiume più lungo della Nuova Zelanda e fa un salto alto 10 metri. I Maori chiamavano questo posto Ukanui, che vuol dire grande pozza di schiuma. Adesso andiamo a vedere. One hour. Buongiorno, buongiorno, siamo a Taupo, siamo davanti al Crater of the Moon. Per entrare qua è richiesto un pagamento di 8 dollaroni. La cosa più bella del Crater of the Moon, il cratere della luna, è che praticamente sei proprio nel cratere, perché tutto questo è mezzo cratere e questo qua è il contorno del cratere. Come vedete dentro non c'è nessuna pianta, ci sono solo pozze di fango ribollenti o altre cose simili col vapore che esce, e siamo proprio all'interno del cratere. Mangiando fish and chips, il piatto tipico della Nuova Zelanda. Questo è fatto col pesce koi battered. Quanto costano? 3,60 i pesci ciascuno e 3,50 e 4 euro le patatine con l'aglio. 3,50 le patatine e 4 dollari, non 4 euro. 4 dollari. Il McDonald's di Taupo. Puoi salire dentro l'aereo per far giocare i bimbi. Qua c'è il gioca bimbi, c'è la scaletta, si sale dentro l'aereo. Yeah yeah yeah, siamo arrivati alle Spa Thermal Park di Taupo. Praticamente qua c'è il parcheggio, poi si può fare il bagno qua, gratis. Il governo neozelandese ha predisposto gli ottimi servizi, ci sono gli spogliatoi femminili, gli spogliatoi maschili, i bagni, ottimo, tutto perfetto. Ecco qua, vediamo Simone che si fa il bagnetto nell'acqua tutta caldina. Ecco qua le terme naturali. Tutta la gente che fa il bagno. From the 60s and 6. Now here's the first hit Motown ever had. Wasn't from one of the top four artists. No, it was from Edwin Starr. This is 25.